del debito medesimo, non fa altro che produrre l'applicazione di nuove tasse, sempre a carico dei lavoratori a reddito fisso, dei pensionati e dei lavoratori autonomi. Si sappia inoltre, cittadini, che nel momento in cui l'Italia ha aderito alla moneta unica con l'euro, abbiamo sottoscritto una clausola vessatoria che ci costringe, per abbattere il debito pubblico dal 133 al 60%, a dover pagare per 20 anni 50 miliardi all'anno, che si traducono in nuove tasse a carico dei cittadini, con tagli allo Stato sociale, tagli alla spesa pubblica, nei settori dell'istruzione, della sanità e dei trasporti. Tutto questo non farà altro che impoverire ulteriormente le famiglie, gli artigiani, i commercianti, le piccole e medie imprese. E allora, caro Renzi, devi cambiare strategia, devi cambiare politica. La ricchezza nazionale deve essere equamente redistribuita fra tutti i cittadini, con un carico fiscale proporzionato al reddito. Bisogna istituire il reddito di cittadinanza. Con il reddito di cittadinanza si elimina il voto di scambio, si combatte efficacemente la corruzione, si fanno decollare i consumi, si voglia... Te ne vai, Serena! Te ne vai! Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Ciao Serena, te ne vai. All'acquisto della prima casa. Ciao Serena. Bisogna riformare la giustizia efficacemente, trasformare la giustizia. Ci sentiamo e ci aggiorniamo. Ciao Bella. Efficace, affinché siano perseguiti i responsabili dei reati di corruzione, dei reati relativi alle frodi fiscali, guardiamo lo scandalo Roma Capitale che vede quello di cittadinanza. A bandini. RG Auto più equa, firmiamo. Non perdiamo altro tempo, cari cittadini. Sotto al gazebo, andate proprio sotto al gazebo. No, no, perché li vuoi dividere? Per un cambiamento in meglio della situazione. A posto, tutto a posto. Ciao Gianni. Tutto a posto, ma che è? Dammi gli scambini. Firmiamo al banco, non perdiamo altro tempo, affermiamo i nostri diritti. Firmiamo per il reddito di cittadinanza importante che è un paese dell'Europa continentale, un ammortizzatore sociale che esiste in tutta Europa, nell'Unione Europea in Italia. Noi crediamo forse di essere più intelligenti dei francesi, dei tedeschi, degli austriaci, dei finlandesi. È importante. Avete firmato? Firmate! Firmiamo per il reddito di cittadinanza, firmiamo per una RG Auto che sia più equa, polizza assicurativa pubblica agevolata, che vada incontro ai redditi e ai cittadini più virtuosi. Firmiamo per il reddito di cittadinanza. Firmiamo cittadini, perdiamo un minuto. gli attivisti della Sardegna, ma su mai sei sul grande web pure tu, sei entrato nel grande web anche tu, sul mio profilo. Io contatto l'amicizia di Sciano, non avevo, non avevo sentito qualcosa. Mi sembra la devo... Con Massimo Pinto. Quindi tramite lui riesci. Paggami su qui, Massimo Pinto. Massimo Guidi. Pinto. Ah, Massimo... Pinto. Ah, già avrei, Luigi. Allora qua abbiamo anche dei nostri amici attivisti partenopei, ma che residenti diciamo... In Sardegna, dove Luigi? A Porto Torres, dove praticamente di recente il movimento è praticamente abbiamo messo il nostro sindaco Sean Christian Wheeler a Porto Torres. Generale, è troppo elevata, supera il 50%, è uno scandalo.
scandalo, è una vergogna. Parliamo dell'America, la pressione fiscale al 30%, ma noi recupera il 50%. Orbene, dicevamo, la pressione fiscale è troppo elevata, il potere di acquisto troppo basso, che esiste sui redditi, da lavoro autonomo, dalle pensioni, sui redditi. Allora, ma sai lui sul grande web M5S. Senti, ma quella, come si chiama quella? Il sindaco di Avaglione, Rosa delle Quattro. Rosa Capuzza, quarto. Ma è brava proprio, diciamo. No, di persona no, che non sono andato là qua. Sì, sì. Però comunque ho stato, diciamo, ho visto dei video, comunque una persona preparata e brava, diciamo. No, ma ci stiamo muovendo bene. Sabato fanno la giunta. Poi lunedì c'è il primo consiglio comunale. Ci sono 20 consiglieri, 12 sono grillini più il sindaco, 8 della minoranza. E voi che facete? Riuscite a voi a seguire, no? Io devo lavorare nel pomeriggio. Però comunque ci stanno belle delle possibilità che si possa lavorare bene, speriamo, perché la... dove siamo presenti stiamo lavorando bene dappertutto, lui. Pomezia. Mi hanno detto pure gli amici, i colleghi mi hanno detto, vedrai che perché nei piccoli, nei comuni dove sono loro, hanno tolto da mezzo un sacco di balzelli. Certo, e noi a Rotrasim noi abbiamo, ci abbiamo da noi a togliere i primi sprechi. Domani pomeriggio sei qua, domani che cos'è? Domani è? La mattina sto al corso meridionale, sempre con gazzetto. Facciamo il gazebo al corso del pomeriggio. Esatto. La mattina verso le 10:30 alle 11 vado al corso meridionale. E il pomeriggio no, il pomeriggio sto a casa. Ma voi ce l'avete fissa qua? Il giovedì sì. Ah, comunque poi ci mettiamo qua o ci mettiamo un po' più avanti dove sta l'uscita della metropolitana, eh? Però mo ci stiamo mettendo un pochettino più qua. Poi vengono i miei permessi. Nel grande web. Te ne vai, Vittorio? Ciao carissimo. Gianni, a casa mai ti chiamo domani. Ma come sono venuta? E mosso ancora in registrazione, ti vedi? Ma sono venuta bene, non sono venuta male. Oh, la bambina mia. Capolavoro. Hai firmato che devi avere più spazio. Ha detto, signore, dove firma? Ha detto, ma quelli sono i mariti che sto invadendo. I grillini di Porta Torres. Ci vediamo, vai, ti chiamo domani. Ciao Rosario. Ciao, bello. Mi ha fatto piacere, guarda. Ci sentiamo, ciao. Ragazzi. Ciao. Ciao, bello. Grande Gennaro. Grande Gennaro. Caro Renzi, tagliate gli stipendi mega galattici, così come hanno fatto i nostri portavoce eletti in Parlamento nel 2016, che si sono tagliati gli stipendi dell'80%, hanno rinunciato alle auto blu e ai rimborsi elettorali. Fate voi la stessa cosa, così come hanno fatto i nostri portavoce. Tagliate gli borsi elettorali, tagliate gli vitalizi, tagliate le pensioni d'oro, tagliate gli stipendi megagalattici, delle altre carte istituzionali, Presidente della Repubblica delle Camere, tagliate gli stipendi megagalattici, degli stipendi, dei burocrati, delle grandi aziende, della pubblica amministrazione centrale e periferica e delle partecipate, tagliamo gli affitti d'oro. Tagliate le consulenze inutili che si pagano nelle città metropolitane, nei comuni, facciamo lavorare gli impiegati, gli ex locali. Tagliamo le spese militari, tagliamo i finanziamenti pubblici all'editoria. Questo è quello che bisogna fare per rimettere in sesto l'economia e il bilancio del nostro Stato che sta affondando. Grazie a te, Renzi. Tu sei il continuatore della politica dei precedenti governi e alza praticamente molto il basso per colocare l'appuntamento, la cifra.
Grazie a te, grazie a voi degli elettori. La disoccupazione giovanile al 44%, la disoccupazione più generale tra adulti e giovani al 13%, il debito pubblico da 2.134 miliardi è aumentato portandosi a 2.169 miliardi. Vieni qui a Napoli, siedi a terra, parla con i cittadini, con l'uomo della strada. Ti darà lui la risposta. Te la daranno i pensionati, i giovani disoccupati, i lavoratori che hanno cittadini, non perdiamo altro tempo, non perdiamo altro tempo, fermiamoci, perdiamo un solo minuto della nostra preziosa giornata. Verificare le importanti proposte di legge del Movimento 5 Stelle per il reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti. Vediamo la proposta di legge per una RC auto che sia più equa, con l'assicurativa pubblica agevolata che vada incontro ai redditi minimi e ai cittadini più virtuosi. Cittadina, a livello di città Napoli siamo prima forza politica con le ultime elezioni amministrative regionali. Sette mesi, otto mesi, otto mesi sembrano. Vediamo cittadini, non perdiamo altro tempo, non diamo la vista a queste persone. Firmiamo per il reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti. Firmiamo per una RC auto più equa. Non è giusto che qui a Napoli, in campagna, nel mezzogiorno, i cittadini debbano pagare dei premi abbastanza salati. Le statistiche indicano il contrario, che qui nel sud sono inferiori gli incidenti di sinistra rispetto al nord. E allora perché Napoli, la Campania e il Mezzogiorno devono essere penalizzati ingiustamente? Bisogna fare una legge, una proposta di legge già impartita dai banchi del Movimento 5 Stelle per una polizza assicurativa pubblica agevolata che vada incontro ai redditi minimi e ai cittadini più virtuosi. Cari cittadini, come da copione, al posto di De Luca ci sarà un nominato, ci sarà una persona che non è stata eletta dai cittadini campani, che lo sostituirà, nel suo incarico, perché il signor De Luca, si sapeva, è incandidabile ed inelegibile, essendo un soggetto condannato per abuso di ufficio ai sensi della legge Severino. Però adesso il cosiddetto buon Renzi, il signor Renzi, per modo di dire, farà una modifica alla legge Severino per decreto. Il Parlamento, come al solito, sarà esautorato nelle sue prerogative di discutere e legiferare su qualsiasi provvedimento, anche con la modifica della legge Severino. Interverrà un decreto per salvare il signor De Luca, come altri condannati. Renzi non sta facendo altro che la stessa politica
del suo predecessore Lusconi, fare delle leggi ad personam. Fare delle leggi ad personam. Anche la legge Severino, con una sua modifica, diventerà legge ad personam per salvare De Luca e altri suoi amici.